è giusto. Non c'entrava il tuo braccio. Beh, chiaro. Non c'entrava il tuo, non c'entrava il tuo braccio. Ecco perché. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, sempre con Simo. Ciao, avrete ragazzi. Già capito tutto dal titolo. Ormai è sempre la solita storia. Sì, ma YouTube lo so, funziona così. Lontano, quindi, Però con la scusa che ci siamo allenati insieme, che Simo è venuto qua a Milano, Games Week e tutto quanto, dobbiamo dirvi anche una cosa molto importante. Lo avrete capito dal titolo, ma voglio farlo dire a Simo perché è estremamente importante. È un argomento che mi ha riguardato ovviamente anche a me un anno fa, proprio un anno fa. Per cui allora praticamente, come appunto ben ormai avete capito, il 15 finalmente, il 15 è una data per me molto ma molto importante, perché praticamente per chi mi segue, io ho fatto un'operazione allo stomaco, ho fatto un intervento della sleeve dove attualmente dopo un anno e 5 mesi più o meno ho perso sui 70 kg. È stato un percorso veramente molto molto difficile, perché uno si pensa ok, ti sei operato, è tutto semplice perché mangi poco. Esatto, ti sei operato, non mangi più niente, quindi tu di tuo non hai fatto niente. Ma vi posso assicurare che l'operazione ti dà una mano, ti dà una grandissima mano, non lo metto in dubbio. Però se tu non ci sei mentalmente, ragazzi, non ce la puoi fare. Vi posso assicurare che c'è gente che ha fatto questo intervento e si è rioperata nuovamente, perché poi la mente purtroppo ti porta comunque sempre a mangiare. Sì, hai la testa sempre lì, anche se puoi mangiare poche quantità, tendi sempre magari a mangiare qualcosa di scorretto. Oppure dolci, c'è... anche dolci, quindi tu incanali solamente zuccheri, carboidrati, quindi comunque il tuo stomaco, anche se piccolo, comunque assimila grasso e quindi tendi comunque di nuovo a ringrassarti. Poi se tu mangi e ti sforzi sempre di più, lo stomaco si dilata, si dilata nuovamente. Tende a dilatarsi. Il problema sai cos'è? Sì. Che tanti fanno i furbi dopo aver fatto la sleeve, lo so perché... Per le persone in logica lo dovrebbero sapere, perché anche mia mamma ha avuto un passato da grande sovrappeso e ha fatto la sleeve, e io ho potuto constatare che lei, pur di fisicamente magari voleva dimagrire, cioè scusami, mentalmente voleva dimagrire, ma il corpo voleva comunque mangiare qualcosa di diverso, sai cosa faceva? Mangiava molte più volte durante il giorno piccoli pasti, ma estremamente calorici. E quindi sbagliava, cioè il corpo ha trovato la soluzione al problema dello stomaco piccolo. Perché è una cosa, non è una cosa così automatica dimagrire con lo stomaco piccolo, no, è un aiuto. Esatto, è un aiuto e basta, anche perché io comunque tendo, che ne so, io mangio, ma mangio può essere anche una volta ogni ora, ora e mezza, perché tendi comunque, il tuo corpo mangiando poco richiede comunque del cibo. Assolutamente. Però state comunque mandare il cibo esatto nel corpo, perché sennò ti rovini veramente. Sia le giuste quantità, sia anche proprio a livello, diciamo, di qualità del degli alimenti, valori nutrizionali dello stesso. Che conoscete tranquillamente. E quindi niente, ho fatto questo percorso anche con mio fratello, comunque conoscete, abbiamo perso tantissimi chili, se vuol dire che in dubbio abbiamo perso tre persone. Avete perso tre persone, cioè pensare di perdere 70 kg in, da voi vi siete operati ad aprile 2017, cioè qualcosa di spaziale. Esatto. Io ovviamente qua farò passare i tuoi video vecchi foto. Bellissimo, proprio. No, però per far capire la differenza alle persone, cioè è una persona, vi assicuro, completamente diversa. Proprio il fatto sia mentalmente, ragazzi, a me mi ha cambiato totalmente la vita. Vi posso assicurare comunque, quando ti trovi in quelle difficoltà, perché alla fine stai in difficoltà, dalla mattina alla sera, sono anni veramente che posso dire, comunque essendo un obeso di classe 3, ragazzi, quindi vuol dire che sei rischio, vi dico la sincerità, rischio morte, ragazzi, diabete, giorno per giorno, quindi poi ho avuto il dottore che ha avuto le palle di dirmelo in faccia, mi ha detto guarda, se continui così tu tra 2 anni non ci arrivi. E quando ti arriva una pezza del genere dici o faccio qualcosa, devo cambiare, o perché io comunque ho provato tantissime diete, ho provato tantissimo e cercavo di provare a fare palestra, cose varie, però non riuscivo, perché comunque sei anche un corpo, diciamo che ormai è abituato a un determinato tipo di stile di vita, purtroppo di è molto difficile cambiarlo, però vi posso assicurare che in quel momento non c'ero mentalmente, perché questa, ragazzi, è quella che comanda. Assolutamente. Se la mente purtroppo non è indirizzata verso il cambiamento, nonostante la sleeve o qualsiasi altra cosa, non si riuscirà a perdere il peso ad arrivare all'obiettivo. È proprio Massimo che ho perso con la dieta, con la palestra, sono riuscito a perdere una volta 35 kg, che non sono pochi. No, cavolo, però sono tantissimi. Come dire, un giorno dico vabbè dai, oggi faccio uno sgaretto, domani faccio lo sgaretto, domani pure ricominci di nuovo le brutte abitudini, e ne ho ripresi 50 con un attimo, quindi è brutto. Ho fatto questo intervento per aiutarmi, perché era quello che mi serviva, che volevo sbloccarmi mentalmente, perché ho visto subito i risultati. Assolutamente, okay, sì, perché nell'immediato arrivano. All'inizio di una settimana ho perso 15 kg, ragazzi, una settimana ho perso 15 kg.
E quindi mi sono visto totalmente sgonfiarmi all'improvviso, e lì ero ancora più motivato giorno per giorno a mangiare bene e comunque dopo il mese che ero fermo di allenarmi. Chiaro. Io ho fatto subito piscina perché comunque ero sport. Poi tu hai fatto calcetto, io poi hai iniziato ad allenarti in palestra. Ho iniziato comunque poi, ogni tanto mi mandavo i messaggi, ma queste proteine che dice posso prendere, come è le vero. Prendo, come... cercavo di comprare dei consigli. Purtroppo questa, non purtroppo, anzi in bene, che purtroppo esatto. Questa cosa diciamo del dimagrimento, del comune problema dell'obesità, ovviamente io in un problema estremamente ridotto rispetto a lui, certo. E ancora di più rispetto a Mirko, tuo certo. Fratello, per cui ci ha unito tantissimo al punto diciamo da confrontarci, esatto. Fino ad arrivare al punto in cui siamo arrivati adesso, cioè l'argomento target di questo video, che è appunto l'addominoplastica, diciamo, del 15 ottobre, esatto, il 15 ottobre, cioè... ragazzi, farò l'addominoplastica, che è per me l'ultimo intervento che va a chiudere questo diciamo questo percorso continuo. Perché alla fine, raga, ok, l'operazione, ok tutto, però poi purtroppo ti rimane quando sei totalmente, avete visto anche Michael quando ha fatto il video che aveva la pelle in eccesso, immaginate comunque un peso con me che io partivo da 165 kg, ritrovarmi a un peso adesso di 95, comunque perdi quei 70 kg, ti trovi totalmente tanta pelle. La facciamo comunque vedere un Simone po', è la facciamo stato vedere un po' adesso com'è. Magari la facciamo, la mettiamo sotto, sì, assolutamente, okay. Perché così magari perfetto, facciamo la ripresa allora, dopo. Ok. Vi facciamo vedere dopo com'è. Ci viene qualcosa di e meglio. E quindi adesso questa cosa diciamo che a me anche mentalmente un po' mi blocca. Assolutamente sì, perché il fatto di essere dimagrito ha sicuramente aiutato Simone, lui può darmi conferma, sì, nel fatto di essere molto più sicuro, no, io adesso a livello così, sociale, a livello con, sociale le persone. Con le persone sono sicuro. Se prima non avevo sicurezza niente, ok, proprio zero, proprio nulla. Adesso ti senti disinvolto, ma ti dico la verità, anche stesso. Nell'andare alla fiera Games Week, per me è stata la prima fiera da così, e per me a salire sul palco comunque è stata un'emozione totalmente differente, certo. E sono salito proprio sicuro, chiaro. Tranquillo, senza nessuno mi ha potuto dire guarda quello, che questo è la cosa di cui una persona in sovrappeso se ne rende conto solo quando dimagrisce. Esatto. Cioè esatto. All'inizio nel tuo dici no, mi nascondo, tendo a mettermi la felpa più grossa, non vado a degli eventi, feste. Esatto. Quando dimagrisce, poi ti viene in mente tutte le cose che ti sei perso, sì, tutto quello che non ti sei goduto. Io adesso a 27 anni, purtroppo diciamo che nella mia vita non me la so goduta, ho avuto momenti brutti, momenti che purtroppo pensavo a cose che non dovevo pensare, non sto qua a dirvi perché non mi sembra il caso. Però comunque diciamo che ho preso proprio una rivincita totalmente. È stata proprio con una me battaglia stesso, contro ma anche contro, stesso. Diciamo, l'ho fatta anche contro tutte quelle persone che purtroppo. Vabbè. Ci sono che hanno criticato, che non hanno creduto in te. Esatto. Cioè, purtroppo esatto. Ci sono, questo è innegabile, ragazzi. Perché come ci sono persone che ti sostengono, ci sono persone che invece non ti supportano. Poi sapete anche che purtroppo stando nel mondo del web, io sono quasi 6 anni che sto nel mondo del web. Stai sotto l'occhio di attualmente milioni di persone e purtroppo anche queste milioni di persone ci sta sempre quella fetta di pubblico che purtroppo ti insulta dalla mattina alla sera e diciamo che quando ti trovi in quelle situazioni ti butta giù veramente tanto perché dici cavolo io più cerco di... Soprattutto in un problema in cui tu ti esponi con, esatto. Con timore, esatto. Con poca sicurezza, quando era ancora in sovrappeso, esatto. Non adesso. Non adesso che tra 7 giorni si opera per cambiare la sua vita. E io ancora posso... non ci credo, ragazzi, cioè, la verità. Lui non ci crede perché anche io voi sapete. Non me ne rendo conto. Non te ne rendi conto. Cioè io dico sì, ok, mi devo operare a 15, però. È come fosse una cosa normale, come andare a prendere un caffè. Sì, però poi effettivamente giorno per giorno dici, cavolo, mancano 6 giorni, 5, 4, finché poi non ti svegli la mattina e dici. Devo andare. Okay, mi sto per andare a levare il peso, che finalmente è un blocco. Che questo quando prendi le cose fai ah finalmente adesso ti levi una coperta pesante, adesso respiro. Io sono stracontentissimo, Michael penso che è più contento di me perché io proprio sono... ci teneva tantissimo quando ci siamo visti, ovviamente lui per lui è stato un impatto molto forte perché io e te ci siamo mai visti in realtà. Sì, perché in realtà io a parte il fatto che me lo aspettavo più alto, non so per sì, quale sono ragione. Molto basso io, quello è vero. No vabbè, ma è giusto. Però questa cosa mi ha dato, cioè l'averlo visto e l'averlo visto così magro, perché per Madonna, me Simone adesso parola è strana, magro, cioè mi ha scioccato perché non mi aspettavo di trovarlo così in forma. Adesso io guardandolo mi sembra una persona che da quando ti avevo visto nei non primi video, ma insomma anche a metà, anche dopo la sleeve, eri una persona diversa, sei una persona sì, no, nuova, è totalmente differente, io completamente. Sono contentissimo di questo cioè, mi ha stupito molto. Ma guarda, ti posso dire anche che fare il video comunque con te dell'allenamento è una cosa che io non mi sarei mai diciamo aspettato, perché comunque alla fine essendo grosso dici lo cacchio vai, capito, come c'è, non puoi fare determinati video, purtroppo ti privi nella vita di tantissime cose, di tante esperienze. Quindi un consiglio, se vi posso permettere di darmi un consiglio che ci sono passato, se riuscite a prendervi la vita in mano, ragazzi, il prima possibile, se qualcuno ha problemi di peso, comunque parlatene, non vi tenete nulla dentro, perché io purtroppo ho fatto l'errore per 27 anni di tenermi tutto dentro e di non parlare con qualcuno che effettivamente ti che può avrebbe dare una potuto mano. Aiutarti, esatto, nel anche contesto, all'epoca. Io se avevo la possibilità di avere fatto anni e anni e anni fa, quindi se avete diciamo problemi di peso, comunque
chiedete aiuto, ragazzi. Non, fatevi supportare. Esatto, non vi vergognate di questa cosa. È un consiglio che vi do perché vi può solamente migliorare la vita, ragazzi. Fidatevi. Nessuno vuole darvi contro. Cioè, il punto è che vogliono solo aiutarvi. Per cui spetta solo a voi chiedere aiuto. Dovete trovare quello spunto che vi sblocca mentalmente. Assolutamente. E quella cosa, fidatevi, che vi fa veramente star bene, ragazzi. Quindi è un consiglio mio. Io adesso mi faccio questa operazione che vi ho detto, per me è chiudere un circolo. E non vedo veramente l'ora, poi vi terrò aggiornati anch'io con dei video, comunque tante cose, terrò aggiornati tantissimo anche Michael perché ci tiene tantissimo anche lui. E poi questa cosa, la cosa più bella è che io sono riuscito a coinvolgere anche, diciamo, mio fratello. Ok. Questa cosa l'abbiamo fatta insieme, quindi per noi è stato uno sprono a vicenda, perché comunque tra fratelli noi abbiamo un rapporto bellissimo. E quindi comunque poi vederci così, diciamo, ti fa star male, no? Vedi comunque tuo fratello più grande, vedi per altre problematiche, e quindi farlo insieme per noi è stato qualcosa veramente di emotivo, cioè ancora più unito a questa cosa. Esatto. Poi vedere comunque mio fratello ha avuto dei risultati pazzeschi, qualcosa di veramente stratosferico, e vederlo così, io a me proprio mi fa star, sì, diciamo che mi fa star bene, ma mi motivava ancora di più a dire, cazzo, ci stiamo riuscendo insieme, a dare, capito? Di più, quindi capisci? È una funziona cosa che, davvero, esatto, cioè, quindi che magari un mese prima dell'operazione neanche ci credevi, perché no, giustamente no, dici, ma io ne abbiamo provate di tutte, abbiamo provato mille dite. Esatto, ma io ho anche scritto a tantissimi siti che hanno fatto le sleeve, hanno fatto questi interventi, vedevo gente con cambiamenti, dicevo, vabbè, ma io quando mai farò questo cambiamento? Certo. Quando mai, abituato a vedermi comunque un qualcosa di enorme, dire, come io non diventerò mai così. Però ragazzi, se ci credete, fidatevi che comunque si può davvero arrivare, si può arrivare, si può cambiare la propria vita. Esatto, io ed è quello che farà adesso lui il 15. Madonna. Oltretutto io vi sprono, perché questa è una cosa molto molto emotiva, vi sprono a fare due cose. La prima è ad andare sul suo canale, perché ha una playlist che si chiama Sleeve Gastrectomy, in cui lui ha mostrato tutta la sua operazione di cui stiamo parlando, esatto, il suo cambiamento e il suo percorso. Esatto. E adesso inevitabilmente inizierà la serie, o comunque i video, in cui aggiornerà le persone che lo seguono sulla addominoplastica, per cui a brevissimo praticamente inizierà. Io sono lì proprio perché voglio vedere tutto il percorso che lui farà e dargli dei consigli in merito alle guaine, alla convalescenza. Sì, ma perché lui comunque ripreso, la prima cosa, guarda, passato. La prima cosa che ci siamo visti, mi ha consigliato subitissimo se avevo le guaine adatte per l'intervento, perché comunque lui l'ha fatta, ragazzi. E io comunque, oltre all'addominoplastica, mi dovrò fare anche, diciamo, un po' il petto. Certo. Quindi saranno due operazioni, anzi, mi sa tre operazioni, più anche l'ernia ombelicale. Esatto, perché infatti Simone, oltre ad avere un minimo problema, diciamo, di distaccamento dei retti addominali, ha anche un'ernia da, diciamo, da non per forza da operare, quello lo deciderà il chirurgo. No, ma diciamo comunque che è stato già confermato che mi dovevo operarmi all'ernia. Cioè, perfetto, allora, sì, perché okay, no, allora, diciamo, mi vogliono levare questo problema, quindi io dovrò fare, diciamo, dei tre interventi in uno. Sono delle cose che inevitabilmente saranno molto. E Michael molto mi ha detto, e mi sta cercando di dire, speriamo che non ti devono toccare la parete addominale, perché è un total tantino invasiva, diciamo, questa è cosa è un pochino più invasiva, la esatto, convalescenza diventa un po' più lunga, voi lo avete visto con me, e però diciamo, comunque è dopo tutto purtroppo questo percorso, secondo me non ci sarà nulla che mi può fermare, quindi io è vado lì, io vado lì proprio perché sono convinto di fare questa cosa, voglio fare questa cosa proprio per sentirmi finalmente al 100% soddisfatto di completo me stesso, anche se non posso, diciamo, ritenermi soddisfatto, però lo sapete, chi c'è passato può dirvelo, vi sentirete bene dal momento che dite, ok, non ho più quella pelle che quando li metti i vestiti stai a fare sempre movimenti, tendi o cose ad alzare un po' la maglietta, esatto, è inevitabile, cioè lo hanno tutti, esatto. Anche se tu stai guardando questo video e hai leggermente un po' di pancetta, una maglietta attillata, hashtag pancetta, sempre, esatto, adesso in questo momento ci vuole, esatto. Comunque io sono veramente premo, sono molto ansioso di vedere Simone come risponderà alla dominoplastica e quanto sarà sicuro di sé una volta finita la convalescenza, mia, perché sono sicuro l'ora che sarai una persona nuova, così come anche a me mi ha cambiato la vita. Per lui so, ci tenevo veramente tanto, tantissimo a segnalare questa cosa che farà Simone, a condividere con voi, con lui ovviamente, i momenti che inevitabilmente anche sì, lui porterà, sì, proprio perché anche io ci sono passato. Anche voi sapete quanto la problematica sia di fondamentale importanza dargli maggiore informazione possibile, perché tanti hanno problemi di questo genere, di natura bariatrica e post bariatrica, per esatto, cui mi piace veramente. Ma poi tanto una cosa anche cosa molto importante, se posso permettermi, è comunque durante il dimagrimento, chi sta facendo, diciamo, una sorta di dimagrimento oppure è intenzionato a fare un'operazione, che mi può tranquillamente contattare, ragazzi, se volete vi do consigli, non c'è nessun problema, anche perché ho senza molti impegno, ragazzi, signori che mi contattano per informarsi sull'intervento, e comunque ci sono passato. Chiaro. Io rispondo a tutti su queste cose, perché proprio
sento il bisogno di darvi una mano. Ti senti di dover aiutare. Esatto, ho bisogno di darvi una mano, quindi se potete, e se volete ragazzi, mi fa piacere tantissimo. Ma comunque, se fate un percorso di dimagrimento, mi raccomando, è importantissimo allenarvi, ragazzi. Questo ve lo posso veramente scrivere col sangue, perché proprio è importante. Io ho fatto all'inizio piscina, che è lo sport che attualmente non ti fa, diciamo, sforzare troppo, ma ti aiuta è tantissimo. Più completo. È completo. È completissimo. Ho fatto quei 5 mesi di piscina e mi hanno totalmente cambiato la vita. E poi da lì ho iniziato a fare comunque un percorso proprio dentro il fitness. Mi sono messo appunto con proteine, con, anche con consigli di magro, cose varie. Infatti io, fortunatamente, diciamo, avendo fatto un percorso sia prima, quando ero grosso, diciamo, nel movimento, ma dopo l'operazione, fortunatamente mi sono tonificato, certo, in molti punti, e non devo farmi operazioni altre braccia. Operazioni. Infatti Simone, esatto, ha un grande vantaggio rispetto a tanti altri, purtroppo rispetto a Mirko sotto, esatto, questo aspetto, esatto, non coinvolgendolo ma prendendolo di riflesso. Comunque è importante questa cosa. Sì, 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 Simone, esatto, ha un problema come me solo a livello addominale. Esatto, fortunatamente, ragazzi. Leggermente appunto per quanto riguarda il pettorale, sì, ma si parla di niente, cioè robe risolvibili con un'operazione sola. Sì, esatto, infatti massimo me la fanno insieme. Non, però non avrà bisogno di fare una brachioplastica, una dorsoplastica, né di fare le gambe, no, che sono cose che sono, no, proprio molto invasive. Esatto, perché comunque il chirurgo mi ha detto perché sei tonico, perché ti sei allenato. Mi sono allenato, esatto, quindi poi questo è stato sportivo, è un consiglio che vi posso dare, appunto, se vi posso permettere, se fate una dieta o qualsiasi cosa, abbinate sempre dell'attività sport, fisica, dell'attività fisica, perché veramente vi può aiutare in futuro. Assolutamente, okay? Sì. E quindi questa cosa la sto vivendo su me stesso, raga, quindi è un consiglio che vi posso dare. È stata totalmente una grande svolta. Io veramente magro, comunque, ti dico la verità, non mi rendo conto totalmente ancora adesso, finché non sto lì dentro sul lettino, dico ok, mi stanno scarabocchiando, però ora mi sa che io non mi renderò conto di questa cosa. Sono contentissimo di condividere questa cosa con te e con il tuo pubblico, mi fa veramente molto piacere e sono veramente in ansia, ti dico la verità. Vedrai sono che in ansia, sarà però solo un viaggio spettacolare, io porterà tantissima gioia. Ti ripeto, è una cosa che finalmente dopo 27 anni è una rivincita contro tutti e tutto, quindi è più che altro una cosa che fa stare bene proprio a me stesso. Sarà una cosa non epica, vedo l'ora, vedrai, non vedo l'ora veramente. Alla grande. Sarà una, io penso sarà il primo che informerò proprio tranquillo, che mi sparo foto ovunque e gli mando capito, le peggio io foto. Sono io, ovviamente, per cui no, no, veramente non vedo l'ora, guarda, mamma mia. Io direi basta così, spero davvero che vi sia troppo da dire che stiamo qua. Purtroppo proprio non si finisce mai, esatto, perché il mondo è esatto, infinito. Esatto. Ringrazio davvero voi per aver visto questo video e Simone per aver condiviso questa grande esperienza. No, io ringrazio te che mi hai dato l'opportunità di parlare comunque con un tuo pubblico che comunque è molto appassionato nello sport, molto inserito nel fitness, in questo o nella fase di dimagrimento, perché tu hai anche molte persone che ti hanno seguito anche nel tuo percorso, quindi per me è molto importante prendermi, diciamo, come esempio e parlare con il tuo pubblico. Certo, dare un messaggio veramente molto positivo, esatto, in questo, esatto, settore, esatto, per cui è davvero una bellissima cosa. Spero che vi sia piaciuto il video. Speriamo. Commentate senza problemi dicendo qualsiasi cosa. Assolutamente. Andate sul canale di Simone. Andate sul canale, ovviamente lo trovate in descrizione, il primo link. Per cui non fatevi problemi. Vedrete anche sul suo canale, appunto, tutti i video di questa, esatto, veramente spettacolare, esatto, operazione. E appunto, io e poi troverete anche i video nella fase dell'intervento e il post e la convalescenza. Quindi vediamo poi come andrà. Non lo so. Spero. Mettete a posto che poi vengo ad allenarti. Esatto, e poi dopo una volta siamo proprio allenati, dici sto a posto, viene giù e me scuce. Direi. Me riscuce completamente, esatto, quindi, mamma mia, no, però sono contentissimo. Sono proprio contento. Io ti ringrazio, Marco. Grazie, è stato un grande piacere. Grazie, grazie a tutti, ci vediamo in un prossimo video. E mi raccomando, hashtag pancetta. Esatto, quello ci vuole. Ciao ragazzi. Ciao.